In quelle giornate di novembre del 1942, nella regione del Don e di Stalingrado c'era il caos tra le truppe dell'asse, ma a trovarsi nella condizione peggiore erano le truppe della Sesta Armata tedesca, che si trovava a questo punto accerchiata dentro Stalingrado da parte dell'Armata Rossa. I ruoli furono improvvisamente e completamente ribaltati. Gli assedianti si erano ora trasformati in assediati e i difensori in attaccanti. Si calcola che tra i 250.000 e i 280.000 soldati dell'asse furono accerchiati in quella che sarebbe passata alla storia come la sacca di Stalingrado. Per i soldati tedeschi era il Kessel, il calderone, mentre Hitler denominò subito il territorio in cui era assediata l'armata del generale Paulus, Festung Stalingrad, fortezza Stalingrado, per sottolineare il carattere di risoluta e incrollabile difesa che avrebbe dovuto assumere nelle sue aspettative le truppe accerchiate. Nella sacca erano bloccate 20 divisioni tedesche, 2 divisioni rumene e un reggimento croato. Vi erano anche 79 italiani, per lo più aiutieri, inviati in città per trasportare materiale nel momento più aspro della battaglia. Il generale von Paulus, al comando della Sesta Armata, volle subito spezzare l'accerchiamento dei sovietici. Voleva salvare la vita dei suoi uomini, voleva salvare la propria vita. Voleva tentare questa azione per poter ricongiungersi con il resto delle truppe tedesche che erano ormai in ritirata dal Don. Ma Hitler disse di no. Si dovevano sacrificare per il futuro della Germania. Non potevano abbandonare Stalingrado e dovevano morire lì se era necessario. Hitler promise agli uomini all'interno del calderone di Stalingrado di essere rifornite. Lo stesso Göring assicurò il Führer del fatto che potessero essere rifornite queste truppe, ma la verità era che i tedeschi non avevano più mezzi per poter rifornire queste truppe, mancavano ormai gli apparecchi, mancavano gli stessi aeroporti da dove partire, e il tempo era l'inverno russo, non si poteva fare.
Ad alimentare le speranze degli uomini all'interno della sacca fu anche la promessa di Hitler di mandare il generale von Manstein a liberare gli uomini all'interno della sacca a Stalingrado. Ma le speranze dei soldati tedeschi svaniranno presto quando l'avanzata dell'armata di von Manstein si bloccherà a 48 km da Stalingrado. Ma la situazione tedesca continuò a peggiorare, specialmente dopo il 16 dicembre del 1943, quando l'Unione Sovietica fece partire l'operazione Piccolo Saturno, facendo crollare completamente il fronte del Caucaso, isolando definitivamente la Sesta Armata di Paulus. Il destino di questi soldati tedeschi è ufficialmente segnato da questo momento. Hitler chiede a questi uomini di resistere, chiede una morte eroica al suo generale, chiede una morte eroica a questi ragazzi, a questi soldati. La propaganda tedesca comincerà a spingere sulla grande resistenza fatta da parte di questi soldati all'interno di questa sacca, ma la verità è che questi uomini cominciavano a spezzarsi, cominciavano a perdere la speranza nella Germania, nel Führer, in quel sistema che li aveva portati in quella dolorosa situazione. E poi arrivò il 10 gennaio del 1943. L'Unione Sovietica fa partire l'operazione Anello, con l'intenzione di distruggere finalmente le truppe tedesche asserragliate all'interno di Stalingrado. L'attacco sovietico spezzò in due la Sesta Armata tedesca all'interno di Stalingrado. I soldati tedeschi piombarono a questo punto nella disperazione. Non si trattava soltanto di combattere i russi, desiderosi di vendicarsi dei tedeschi, ma si trattava di combattere anche la fame e il freddo. A questo punto i tedeschi erano disperati e cercavano di scappare. Si assalivano gli ultimi aeroporti disponibili per andare via dal calderone. In questa concitazione generale vennero mandate via anche le ultime lettere da Stalingrado, attraverso questi aerei che partivano verso la Germania. Queste lettere sono poi state raccolte e poi pubblicate dopo la guerra, in un piccolo libro che è stato poi pubblicato in Italia nel 1958. Ora avrò il piacere di narrarvi le ultime lettere da Stalingrado di questi giovani uomini che andavano a morire per un malsano ideale. Soldato anonimo, Stalingrado, tu mi sei testimonio che io mi sono rivoltato sempre perché avevo paura del fronte orientale, della guerra. Non sono mai stato un soldato. Ho solo sempre portato l'uniforme. Cosa ne ho ricavato? Cosa ne hanno ricavato gli altri, che non si sono rivoltati, che non avevano paura? Cosa ne abbiamo ricavato? Le comparse della stupidità personificata. Cosa ne ricaviamo dalla morte eroica? Ho impersonato la morte sulla scena una cinquantina di volte, ma era solo teatro, e voi sedevate sulle sedie di velluto, lì davanti, e la mia interpretazione della morte mi sembrava sapiente e fedele. È impressionante riconoscere come il teatro avesse poco a che fare con la morte. La morte doveva sempre essere eroica, entusiasmante, trascinatrice, per un fine grande e convincente. In realtà, qui cos'è? Un crepare, un morire di fame, di gelo, nient'altro che un fatto biologico, come il mangiare e il bere. Cadono come mosche e nessuno pensa a loro, nessuno li seppellisce. Giacciono dappertutto, qui attorno senza braccia, senza gambe, senza occhi, coi ventri squarciati. Si dovrebbe girare un film per rendere impossibile la più bella morte del mondo. È una morte bestiale, che poi un giorno sarà nobilitata su zoccoli di granito con guerrieri morenti, con la testa o il braccio fasciati. Si scriveranno inni e romanzi, si intonneranno canti gloriosi e nelle chiese si diranno le messe. Io non voglio più averci a che fare con queste cose, perché non mi sorride affatto l'idea di andare a marcire in una fossa. Al professor Hadler ho scritto in termini analoghi: tu e lui mi sentirete ancora, non meravigliatevi se passerà del tempo, perché ho deciso di prendere in mano il mio destino. Soldato anonimo, Stalingrado. Da questa maledetta città ti ho già scritto 26 volte e tu mi hai risposto 17 lettere. Ora ti scrivo ancora una volta e poi mai più. Ecco, l'ho detto. Ci ho pensato a lungo cercando la maniera di formulare questa frase così importante e dirti tutto in modo da non farti tanto male. Mi congedo da te perché la decisione è stata presa già da stamattina. Non voglio toccare nella mia lettera l'aspetto militare della questione. È un fatto che riguarda solo i russi.
Si tratta soltanto di vedere per quanto tempo ancora noi dureremo. Ancora un paio di giorni o un paio d'ore. Abbiamo davanti agli occhi la nostra vita. Ci siamo rispettati e amati e abbiamo atteso per 2 anni. È stato giusto, in un certo senso, che il tempo ci abbia diviso. Ha aumentato il desiderio di rivederti, ma ha pure facilitato di molto il distacco, ed è il tempo che può rimarginare la ferita per il mio mancato ritorno. In gennaio avrai 28 anni, è ancora un'età molto giovane per una donna tanto bella e io sono contento di averti sempre potuto fare questo complimento. Sentirai forse la mia mancanza, ma non sfuggirai agli altri per questo. Lascia passare un paio di mesi, ma non di più. Gertrude e Klaus hanno bisogno di un padre. Non dimenticare che devi vivere per i figli. Non darti tanta pena per il loro padre. I bambini dimenticano in fretta, soprattutto alla loro età. Guarda bene all'uomo che scegli, sta attenta ai suoi occhi e a come stringe la tua mano, come abbiamo fatto noi, e non sarai delusa. Una cosa soprattutto, educa i bambini a diventare gente che può camminare a testa alta e che può guardare in faccia a tutti. Ti scrivo queste righe col cuore pesante. Del resto, tu non mi crederesti se ti dicessi che mi è facile scrivere così, ma non ti preoccupare, non ho paura di ciò che avviene. Ripetilo sempre e continuamente, e anche i bambini, quando saranno più grandi, che il loro padre non è mai stato un vigliacco e che anche loro non dovranno mai esserlo. Soldato anonimo, Stalingrado. Questa lettera la scrive Axel per me. Veramente non si chiama Axel, ma Lechman, ed è di Königsberg. Ma noi lo chiamiamo Axel. Ho il braccio tenuto su tutto fasciato da grosse bende, perciò non posso scrivere. Presto vengo a casa, me l'ha detto l'ufficiale medico, e me ne rallegro moltissimo. Il medico mi ha anche detto che al braccio ne manca un pezzettino. È buffo non poter muovere le dita. Come giardiniere, però, ho bisogno delle mie dita. La terra qui è grassa e soffice, ci sarebbe molto utile a Leonenburg. Di fuori c'è tanta neve che non si vede la terra. 4 giorni fa ero rintanato in una buca, profonda 1 metro, e sono stato tutto il giorno a guardare la terra. Terra buona per il frumento, nessuna traccia di concime, naturalmente, ma la steppa il concime se lo fa da sé. In quella buca ho avuto tanta paura. Oggi mi viene da ridere, non sono in una posizione comoda, ma quando tornerò a casa riderò ancora di più e voi riderete tutti con me. Soldato anonimo, Stalingrado. Volevo scriverti una lunga lettera, ma i miei pensieri continuano a sfasciarsi come quelle case colpite dal fuoco delle artiglierie. Ho ancora 10 ore di tempo prima che parta questa lettera. 10 ore sono lunghe quando si attende, ma sono brevi quando si ama. Non sono affatto nervoso, anzi, qui da queste parti mi sono completamente risanato. Non conosco più né raffreddori né influenze, e questa è l'unica cosa buona che la guerra mi ha dato. Un'altra cosa ancora mi ha dato, la coscienza di amarti. È strano come si pensi alle cose solo quando si sta per perderle. Un ponte va da cuore a cuore, per tutta l'enorme distanza. Attraverso questo ponte ti ho scritto della mia vita di ogni giorno e del mondo in cui viviamo. Se tornassi, vorrei dirti la verità, e poi non parleremmo mai più di questa guerra. Ora saprai la verità, prima che io volessi, l'ultima verità. Ed ora non sono più capace di continuare a scrivere. Ci saranno sempre ponti, finché ci saranno rive. Dovremmo soltanto avere il coraggio di incamminarci su di essi. Uno di questi ponti va verso di te, l'altro nell'eternità. E in fondo, per me è lo stesso. Domani mi incamminerò nell'ultimo ponte. Questa è l'espressione letteraria per la morte, ma tu sai che mi è sempre piaciuto ornare un poco le cose, per il piacere delle parole e del suono. Tendimi la tua mano, così il cammino non sarà troppo difficile. Soldato anonimo, Stalingrado. Se ci penso, trovo che solo qui ho cominciato a riflettere su ciò che mi sta attorno, ma senza risultati positivi. Si dovrebbe meditare spesso, ma ci vuole molto tempo. Non dovrebbe poi essere tanto grave, dal momento che non ho mai avuto tanto tempo, come in questa guerra e specialmente qui a Stalingrado. Giorni fa ho parlato con il cappellano. Siamo stati a parlare a lungo, senza trovare un punto di incontro, perché a me il dolore sembrava più grande della possibilità di confortarlo. Il cappellano riteneva che siamo giunti a un punto in cui deve cessare la filosofia e incominciare la religione. Uno di noi due ha certamente ragione, ma mi sto domandando se sia proprio tanto importante. Continuo a meditare
e a tormentarmi. E me ne sto delle ore seduto nel bunker. Pregiatissimo signor consigliere, non abbiamo più cose private di cui parlare. Ed io sono molto contento di non aver legami familiari come gli altri miei camerati. Devono essere pensieri terribili, anzi e logoranti, capaci di portare un uomo alla disperazione. Questa continua paura per la moglie e i bambini, e non so che altro ancora. Sento quotidianamente i loro discorsi, e talvolta è tragico, e talaltra ridicolo. Come tutto venga preso sul serio, e soprattutto come il singolo si prenda sul serio. Parlano del lavoro e si domandano se la casa non sarà stata distrutta, o si preoccupano dei pacchi che vanno e vengono. Anch'io ho pensato spesso a ciò. C'è qui con me un camerata di Leudenscheid, che in ogni lettera chiede come sta il gatto. Che cosa grottesca. Denaro, professione, posizione, averi. Ma soprattutto, c'è l'angoscia per la propria sorte. E di questa angoscia sono piene molte delle loro lettere. Potrei rivoltarmi dallo schifo nel vedere come si comportano. Un'ora fa un camerata del mio bunker, capitano, mi chiese se non avessi sentito che i russi avevano sfondato nel nord. Come se ciò potesse mutare la situazione. Ora tutti strisciano verso il centro. Ma l'ansia con la quale ciò avviene fa sorgere il dubbio che essi lo facciano per cercare una via di scampo. Ma non ci sono vie di scampo che corrispondano ai loro desideri. L'angoscia li deruba della loro facoltà di ragionare, del loro intelletto, seppur ce l'hanno. E non si accorgono nemmeno di quanto poco sono uomini, di quanto sono ridicoli. Riesco a vedere solo a 100 metri e posso osservare circa 100 uomini, uno uguale all'altro, cioè tutti bigliacchi. Di tanto in tanto ne viene giù uno, di corsa per il pendio, e ne arriva uno barcollando direttamente dal fronte. Non appena arriva qua giù, scuote meravigliato la testa. Non possiamo vincere una guerra con gente come questa, e tantomeno questa guerra. La sola cosa buona è che il fronte si comporti diversamente da questo mucchio sconsolato e raffazzonato di uomini, provenienti da tutte le parti con le mansioni più diverse. Mi chiedo quale sia veramente la mia parte. Sono un eroe o cosa? Lo sono, forse perché non mi comporto come una gallina spaurita che corre qua e là starnazzando di nido in nido? Lo sono, forse perché non afferro parole d'ordine e non le diffondo, perché di notte dormo quieto e non tengo discorsi su ciò che farò il giorno tale e tall'altro. Signor consigliere, Stalingrado è una buona scuola per il popolo tedesco. Peccato solo che coloro cui viene impartita oggi questa istruzione difficilmente la potranno valorizzare più tardi. Si dovrebbe poterne fissarne il risultato. Io sono fatalista. Le mie necessità personali sono così minime che quando in un qualsiasi momento il primo russo entrerà nella porta, potrò prendere il mio tascapane ed andargli incontro. Non sparerò. Perché diavolo dovrei farlo? Per ammazzarne uno o due che io non conosco, e neppure mi ammazzerei. Perché dovrei farlo? Per rendere un servizio a qualcuno? Forse al signor Hitler? Ho imparato in questi 4 mesi in cui sono in guerra. Certamente di più quanto non avrei potuto imparare in una vita di 100 anni. Mi rincresce soltanto di trovarmi obbligato a finire i miei giorni in così miserevole compagnia. Soldato anonimo, Stalingrado. Oggi ho parlato con Hermann. È qui a circa 200 metri da me, al fronte sud. Del suo reggimento è rimasto ben poco. Però il figlio del fornaio c'è ancora. Hermann aveva ricevuto la tua lettera con la quale ci comunicavi la morte del papà e della mamma. Ho parlato ancora una volta con lui. Dal momento che io sono il maggiore ed ho cercato di consolarlo, sebbene anch'io sia finito. È bene che mamma e papà non abbiano fatto in tempo a sapere che noi due, Hermann e io, non ritorneremo a casa. È spaventoso che nella tua vita futura pesino 4 morti. Io volevo diventare teologo. Papà voleva avere una casa tutta sua. Hermann, più in là nel tempo, voleva costruire fontane. Niente di questo si è avverato. Tu stessa sai purtroppo bene cosa sia adesso casa nostra. E noi sappiamo cosa sia qui. Lo sappiamo perfettamente. No. Non si è avverato niente di quanto avevamo progettato. I nostri genitori sono sepolti sotto le macerie della loro casa. E noi, per quanto possa suonar doloroso, siamo qui, in una buca nel sud di questa sacca, insieme a un paio di centinaio di altri uomini. Presto queste buche saranno piene di neve.